Mister, abbiamo le domande della stampa. Partiamo con Leonardo Lacava. Prestazione sottotono, da domenica bisogna ritrovare lo smalto migliore per essere un Catanzaro ambizioso e vincente. La preoccupano i vari infortuni per problemi muscolari? No, no, era quello che ci mancava, era quello che ci mancava perché questa partita ci aiuta a capire con che umiltà, con che applicazione, con che rabbia dobbiamo scendere in campo. Abbiamo fatto tutte partite dove era tutto facile, dove abbiamo fatto 4-5 gol a tutti, e invece la realtà vera è questa qua. Quindi mi interessava, io ringrazio la società per averci dato la possibilità di fare una partita vera, dove io avevo anticipato queste difficoltà alla squadra. Nonostante ciò siamo scesi in campo superficiali, sicuri di noi stessi, con poca umiltà, quindi era la partita che ci serviva proprio per essere pronti nella prima partita di campionato. No, gli infortuni purtroppo bisogna mettere in campo. Questa è una squadra che ha, a disposizione una rosa molto ampia, quindi non deve essere un problema le due o tre persone infortunate. Dobbiamo assolutamente però capire immediatamente con la partita di oggi cosa ci aspetta durante tutto il campionato. Danilo Ciancio le chiede se la difesa provata oggi nel primo tempo è la difesa che vedremo per la prima di campionato. Beh, lì chiaramente abbiamo squalificato Martinelli, abbiamo Scognamillo squalificato, Fazio fuori per infortunio, insomma sarà sicuramente il terzetto magari che avremo domenica, ma sicuramente non giocheranno come oggi. Antonio Argente di Piuma, l'ultima domanda: ad una sola settimana dall'inizio del campionato, una sconfitta che fa riflettere. No, non fa riflettere, era la sconfitta che ci voleva, come ho detto prima. Dobbiamo assolutamente capire che questo giochino qua bisogna correre, bisogna lottare su ogni pallone, bisogna essere aggressivi su ogni situazione e poi se siamo bravi possiamo giocare a calcio e dobbiamo giocare a calcio. Oggi chiaramente abbiamo trovato una squadra che ci ha aggredito ed era la partita giusta proprio per far capire il senso del campionato, perché comunque col Picerno sarà peggio di oggi. Questa partita qua ci ha aiutato sicuramente a prepararla nel modo giusto. Grazie.